Dai, siamo forza, pronti per forza. Il gran finale del Gran Galà della musica italiana, quindi grazie a tutti i protagonisti di questa meravigliosa puntata. Intanto facciamo un applauso al nostro direttore artistico Marco Petrozzi. Grazie, buon Natale anche a te. Dai, forza. No, io volevo fare gli auguri di Natale alla mia famiglia che sta a casa, brava, io sono brava. Qui, un bacio grande, mua. Grazie, quindi poi, ci uniamo diciamo anche noi, tanti auguri. Un delicolli pensiero. Ma quello che già abbiamo detto in apertura di puntata, che speriamo che tutti possano godere di tanta salute, di tanta serenità, che sono forse le cose più importanti della vita. Poi il resto, ascoltate sempre della buona musica, il mio motto è sempre che forza la musica, anche per le feste allora, di Natale. Tanti auguri a tutti. Posso fare anche un Mosca pensiero? Certamente. Io sinceramente con il cuore auguro buon Natale a tutti voi che siete a casa e va bene, ma specialmente a tutte le persone che sono in prigione e gli ammalati, questo proprio particolare a tutti, ma proprio in particolare a queste due categorie. Andiamo con la sigla, Paola. Sigla di Ferdinando Mosca, Non escludo il ritorno. Grazie a tutti ancora. Grazie buon a tutti, Natale, a tutti i partecipanti. Buon Natale ancora. Sigla, prego. Sai che io la notte non dormo ed ho voluto chiamarti per sapere di te, non ti sento da tempo. In questi anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere, che non ha senso, tanto non c'è niente di logico nell'esistenza. E mentre parli, la tua voce mi fa ricordare quando eravamo più giovani e la vita era leggera. Facevo tanti chilometri per vederci la sera. Ora sento che quel sentimento nel tempo non si è spento, nel cuore mio è diventato più profondo. Non escludo il ritorno. E mentre parli, la tua voce mi fa ricordare quando eravamo complici e ti portavo al mare. Ci sentivamo liberi di navigare. Ora sento che quel sentimento nel tempo non si è spento, nel cuore mio è diventato più profondo. Chiamato è l'istinto per dirti non sono stanco, è stato un errore pensarlo, ma ora lo ammetto anche se sono lontano.